E benvenuti a casa dei Lazza! In questo video vi mostreremo come fare la torta della strega, le pizzette ragno, le focacce fantasmino e le pizzette mummia. Ciao ragazzi, vi faccio vedere come si fa la torta con le mani della strega. Facciamo un tutorial veloce veloce. Pronti, via! Ecco, la torta ve la metto in descrizione, nel link in descrizione, è una sacher questa qua, quindi dentro c'è la confettura di albicocche, però potete fare qualsiasi torta che volete, una torta al cioccolato normalissima. Adesso metto la super velocità così vi faccio vedere come procediamo. Fatto sciogliere il cioccolato fondente con un po' di burro, un po' di zucchero e un pochino di acqua. E adesso andiamo a coprire la nostra torta. Questa qui è la torta preferita di mio fratello. Ed è qui, tra l'altro non so se verrà bene l'audio, se si sentiranno troppo gli schiamazzi dei bambini che non sono qua ad aiutarmi perché sono con lo zio sotto a giocare col pallone. Quindi se ogni tanto sentite nell'audio qualche grido è perché sono sotto a divertirsi. Super velocità! E adesso mettiamo le dita della strega, orco barra orco, perché qua sono venuto un po' cicciotta. Sapete perché? Perché ho messo il lievito nella pasta frolla, ho messo un po' di lievito, quindi non sono venute come... Ma non fa niente, procediamo. Non è di quelle super, però dai, ci accontentiamo. Ciao, un bacione. E dopo, adesso preparo la pasta della pizza, perché oggi pomeriggio faremo un sacco di pizzette, di torte. Poi vedrete, ve le faccio vedere, e insieme a Davide e Andrea che lavoreranno con me, e questa sera festeggeremo tutti insieme, perché è una grande festa per noi, una festa perché siamo a cena noi con tutti i nostri antenati, quindi ricorderemo loro in una preghiera tutti insieme e augurandoli sempre ogni bene dove sono adesso, ovviamente. E quindi per noi è una cena molto bella, molto importante questa qua di questa sera. Un bacione, ciao, ciao ragazzi! Cosa stanno facendo i bimbi? Adesso vi faccio vedere. Eila, ciao! Metto su la pasta della pizza e arrivo. Ciao. No, Andrea, copri la pancia. Ma qui c'è
c'è già qualcuno che sta mangiando. Allora, facciamo vedere cosa abbiamo fatto. Abbiamo fatto dei fantasmini, che adesso Davide e Andrea stanno mettendo gli occhietti. Guarda, sono gli occhietti dei fantasmini, Guardate un po'. Allora, vi faccio solo vedere come li ho fatti. Guardate un po', si prende la pasta della pizza. Che sonno, amore? Oh, Davide è stanco. Poi si mette un po' di mozzarella dentro il prosciutto. Si prende il prosciutto con dentro la mozzarella. Si mette dentro la palla di pizza. Si chiude. Così c'è ripieno di mozzarella e prosciutto. E poi verso la punta si fa così. Per fare la punta dei fantasmini si allungano. Eccoli qua. Avete visto cos'è il fantasmino? E poi si cucina. Poi dopo dobbiamo cucinare. Io ce ne posso assaggiare una. Sì, se vuoi. Mi piace, posso assaggiare una. Schiacciamole un po' gli occhietti perché sennò poi escono i vermi. No, poi cadono, sono i vermi. Sono in team Halloween. Halloween. Questo qui è un po' strabico, vero? Eh? Quello lì è un fantasmino un po' strabico. Cosa significa? Con gli occhietti un po' storti. Allora, adesso vi faccio vedere un'altra cosa. I fantasmini vi piacciono? Avete visto? E mettiamo del nostro palà. Attento Davide, attento palà. Adesso vi faccio vedere cos'altro abbiamo fatto, Bravo Davide. Ecco, fantasmini, mettiamo in cottura. Poi abbiamo preparato le mummie. Adesso devono finirle Davide e Andrea. Guardate. Abbiamo tagliato delle pizzette rettangolari. E adesso abbiamo messo tutte. Esatto. Allora, prima mettiamo gli occhietti. Amore, prima gli occhietti. In senso che così. No. Ah. Prima gli occhietti, un pochino più giù. Poi ti metto qua sopra. Tutte le striscette, sì. Bravo, Davide mette. Finite, no. E per forza le avete mangiate, adesso le taglio. Io non le ho mangiate. Adesso le taglio. Allora, facciamo che mettere la super velocità così non vi annoiamo. Super velocità. Allora, eccoci qua, facciamo ancora vedere un'altra cosa, che sono queste pizzette che abbiamo fatto. Una enorme. Che metteremo a cucinare normalmente. No, perché poi siamo tutte piccole e una enorme. Perché subito avevo fatto quella dimensione là grande, poi ho visto che erano troppo grandi e allora ho fatto... No, non mi hanno ripreso. Vi faccio vedere, dopo la cottura delle pizzette, metteremo sopra... le olive, così, allora così le metteremo su, come questa, faremo dei ragnetti, vi facciamo vedere dopo la cottura metà però, perché, rotonde. Sì, cioè la metà, allora ho tagliato la parte sopra dell'oliva, poi questa parte per la parte verticale metà. E poi tante zampettine, però vi faremo vedere dopo alla fine della cottura. Allora, sì.